andando ad analizzare la stagione per quanto riguarda le gare nel format, comunque sia c'è stata una certa distribuzione di vincitrici. Dalmaier è stata l'unica a vincerne due di gare. La prima vittoria nel format è stata per Koukalova, poi a Östersund, poi a Pokljuka ha vinto Dalmaier. C'è stata la vittoria di Anaïs Chevalier a Nove Miesto, Oberhof vittoria invece dell'assente di oggi che è Marie Doren, e quindi McRennan nel weekend perfetto a Ruhpolding con la doppietta, e poi il successo di sono le preolimpiche, siamo a meno di un anno da Pyeongchang, solito pubblico insomma non così numeroso. Intanto andiamo allora a vedere quello che accadrà nell'inizio della gara, soprattutto con Dalmaier e con Ekhov. Sono gare simili quelle di oggi tra donne e uomini, francamente, perché comunque sia il margine che ha Julian Eberhard è molto importante, ma non ha le caratteristiche di Dalmaier. Julian Eberhard, non voglio sottovalutare, ripeto, la Ekhov, che comunque deve per forza cercare di avvicinare Dalmaier, è quello che sta esattamente facendo. Gara che comunque è spaccata in due con ritardo in partenza, quella che è una Gunders in buona sostanza, una gara in seguimento di 42 secondi, e poi addirittura si passa a un minuto per quelle che sono più indietro, a cominciare da McRennan, poi via via sono tutte attaccate le altre, da Dankli, Gima, adesso vedremo se mancherà qualcuna in partenza, non credo tra i primi numeri, sicuramente bisognerà guardare nelle retrovie le italiane. Ricordo che non è partita nella gara sprint San Filippo, anche lei per un problema di mal di gola, soprattutto laringite. Wierer che parte con il pettorale 13, staccata di 1,21, Vittozzi pettorale 23, ricordo che il suo miglior risultato l'ha ottenuto in questa stagione nel format decima Ruhpolding, e con il 48 Alexia Rungaldir che ha ottenuto il miglior risultato nelle gare in seguimento ai campionati del mondo con il 15° posto. Wierer è stata 4 volte seconda nella prova in seguimento sui 9 podi conquistati, tanto come era prevedibile ovviamente c'è stato fin da subito l'aggancio da parte di Tirilekov, che aveva dimostrato comunque di avere una buona condizione anche nella gara sprint, e poi Dalmaier sa di poter contare sulle migliori percentuali, in particolar modo nelle serie in piedi, rispetto a Tirilekov, che però sembra uscita un po' dal tunnel. Questa è la cosa più importante, anche se la Norvegia sicuramente è delusa per quanto è avvenuto in stagione, e qui però perde qualche metro Ekhov rispetto a Dalmaier. Un altro aspetto importante è sicuramente la preparazione dei materiali su questa neve molto strana, perché comunque si sono lamentati in diversi di come è stato preparato il tracciato, soprattutto il fondo. Ho spiegato che c'è anche il problema della sabbia dei bunker, delle buche da golf che circondano comunque questa area, questa zona, ma al di là di quello e del vento che produce questa situazione, è proprio la neve, è un fondo infido, e si sono lamentati soprattutto gli ucraini ieri, ma non soltanto loro. D'altronde ovvio che non si può pensare di trovare le condizioni migliori possibili da queste parti, si spera per le Olimpiadi, che capiteranno un po' prima, magari in un momento migliore per quanto riguarda la neve. Tanto Dorotea guadagna una posizione, ma è un gruppone di atlete con un distacco intorno al minuto e 15. Sicuramente il format la favorisce, perché comunque ha sempre dei punti di riferimento e non smette di spingere, mentre sono sempre là un po' indietro. Vittozzi potrebbe beneficiare dell'aiuto di qualche compagna di viaggio, non è lontana da Domracheva e Koukalova.
tutte partenze, diciamo così, regolari, quindi senza anticipo sull'uscita dal cancelletto. In realtà l'unica a non essere partita è proprio Vali Semerenko, quindi abbiamo 59 atlete in gara quando ci avviciniamo già al primo poligono della gara sprint. Un po', diciamo, facendomi prendere la mano dalla capacità di Lowell Bailey di resistere quantomeno per la seconda posizione del podio, probabilmente non era lui che ha sbagliato strada, ma era probabilmente il compagno di squadra Sean Doherty, anche perché, ripensando alla capigliatura, insomma, Lowell Bailey non ha i capelli del più giovane connazionale. Oggi proprio non abbiamo vento, questa è una novità. Non sempre c'è tanto vento a Pyeongchang, ma in questi giorni effettivamente nel centro dell'Alpensia Biathlon Center si è verificato questo problema. Errore di Ekhoff, ed è pesante nella serie a terra, quindi perde contatto da Dallmayr. Dietro le tiratrici devono beneficiare di questa situazione al poligono. Diciamo che questo potrebbe essere un contesto favorevole a Mäkäräinen. Quando non c'è vento così, lei davvero può cambiare volto in termini di percentuali. Anaïs Chevalier, insieme praticamente a Mäkäräinen e a Dankli, c'è anche Hildebrand. C'è il secondo errore di questo poligono con Dankli, e purtroppo apre male Virer. Come dicevo, o il primo o l'ultimo, addirittura qua due errori per Dorothea Virer, sono errori pesanti quelli nelle serie a terra. Sbagliano in poche. Adesso non mi sembra che siano cambiate le condizioni al poligono, non si è alzato il vento, e forse c'è stato un problema con l'azzeramento. Poi alle volte si sbaglia veramente di poco, come è successo anche ai campionati del mondo, l'ha sottolineato la stessa Virer, però stanno sbagliando solo le italiane, anche Vittozzi, doppio errore. Non ho idea se nella condizione dell'azzeramento la situazione fosse tanto diversa. Vittozzi tre errori, due per Dorothea Virer, la gara è ovviamente compromessa per entrambe, anche perché ci sono troppe avversarie che invece hanno contenuto i danni. Secondi all'inizio della seconda tornata da Dallmayr. Chevalier è intorno a 50 secondi probabilmente, se ragioniamo sul fatto che comunque ha perso Ekhoff, mentre Mäkäräinen è l'unica che tiene il passo di Dallmayr. Ha perso effettivamente anche Chevalier. Mäkäräinen a 51 secondi, dopo il poligono ha guadagnato esattamente 7 secondi, dietro c'è anche Hildebrand che guadagna 3 secondi scarsi su Dallmayr, quindi la più veloce in pista in questo momento è Mäkäräinen. Jima perde qualcosa, via via ci sono le altre, si sta di errori, non so se davvero quel tempo è credibile, perché è davvero incredibile.
Vediamo nelle immagini anche Dorothea Wierer, che è intorno alla 20ª posizione, e soprattutto il distacco che è pesante. A livello di giro nella prima tornata sull'anello da 2 km, quello meno impegnativo ovviamente, è stata la più veloce Denise Herrmann. Ah, qua c'è stato un problema per Kukalova, che ha perso il bastoncino e poi si è fermato. Io pensavo che andasse avanti sperando di riceverne un altro, quindi Kukalova ha perso ulteriore tempo, ma siamo già con Dallmayr alla seconda serie. Andiamo a vedere dove si trova Kukalova, che ha commesso peraltro un errore dopo il poligono 28esima. Una Dallmayr molto sotto controllo, chiaramente così proprio non c'è partita. Andrà a incrementare sensibilmente. Adesso vediamo Ekhof cosa combina in questa seconda serie a terra. C'è il secondo errore per Ekhof. Si è mosso leggermente il vento, ma non è spiegabile, secondo me, il suo doppio errore, che poi sono tre in tutto. In sostanza ha quasi tre errori di vantaggio su tutte le avversarie a questo punto Dallmayr, che va per la quinta vittoria consecutiva. Brava Chevalier, che trova lo zero. McKerrane è zitta zitta, con buoni tempi anche di rilascio, se ne va senza penalità. Sbaglia Brorsson, errore di Dunkley. Ci sono pochi errori anche in questa seconda serie a terra, come poi è normale che sia. Dallmayr ha 56 secondi di vantaggio su Chevalier, 1 minuto e 03 su McKerrane. Intanto salta completamente Celina Gasparin, doppio errore per Brezaz. Si vedono tanti errori, anche la stessa Fialkova, Ivona Fialkova, sbaglia pesantemente. Errore di Kriuko, inquadrata Domracova, la campionessa olimpica. Wierer trova lo zero, in qualche posizione la recupera, perché ci sono stati errori pesanti, e in compagnia di Domracova. Errore di Herrmann, lo zero anche di Kukalova. Questa volta si ragiona su tempi più normali di shooting time. Dunkley 25 secondi, anche la più veloce insieme a Celina Gasparin nel range time. Primo di Rungaldir, mentre qua c'è stato un contatto e non ha bisogno di farlo in questo momento. Dicevo, Rungaldir con lo zero, poi Vittozzi ha commesso un errore anche nella seconda serie, sono in tutto 4. Andiamo a vedere adesso il secondo poligono di
Rungalir che è sempre con lo 0, ma è sempre staccata di 2,52 e 41esima, mentre Virer è risalita al 14esimo posto dopo il secondo poligono, nonostante i due errori nella prima serie. Chi sta recuperando posizioni è Holzbu, decima col pettorale 24. Andando un po' più indietro abbiamo Igan, pettorale 33, 19esima con lo 0. Chiaramente Kistanova, pettorale 42, 26esima. Comunque ancora presto per fare questo tipo di analisi. La più veloce nella seconda tornata sugli sci è stata Immonie, ha spinto tanto anche Kokalova, che ha fatto segnare il secondo miglior tempo, mentre è già al poligono numero 3 Laura Dallmayr. La scritta che diceva non fate baccano, diciamo, con gli strumenti che vi siete portati, tamburi, trombette e quant'altro, quando si spara al poligono. E devono imparare anche loro, i coreani, come si gestisce la situazione. Qua un pizzico fortunato, avete visto come lentamente si è chiuso anche il bersaglio, poi però bene, fenomenale, proprio l'essenza della biatleta, il prototipo perfetto della biatleta Laura Dallmayr. Lei esce ed entra al poligono McRennan con un ritardo di un minuto, quindi vuol dire che quei 54 secondi sono diventati poi 59, ma McRennan di solito alza un po' il piede dall'acceleratore nella parte finale. C'è anche da dire che forse diciamo, ripeto, spesso la Germania si è trovata ad avere grandi materiali e nel tratto di discesa se ne può avvantaggiare Dallmayr, ma è una caratteristica di McRennan di non forzare troppo nell'ultima parte per gestire le pulsazioni. E certo che se poi sbagliano diventa veramente un distacco incolmabile, il vantaggio di Dallmayr diventa impressionante. Qua ci sono maggiori difficoltà perché la serie è la prima in piedi e McRennan commette due errori, mentre brava Hildebrand che può ripartire. Solo che Virer è staccata di oltre due minuti, per cui è difficile andare poi a avvicinare queste atlete. Errore anche per Gima, la più vicina ad Dallmayr e Hildebrand, staccata di 1.04. Bene Dankli, sono arrivate anche Domracova e Virer. Errore di Brorsson che ne commette poi un altro. Chevalier in terza posizione, staccata di 1.23. Holzbu continua ad avere lo 0 dopo tre serie, niente male per la norvegese, sicuramente più adatta al format. Errore di Virer ed è il terzo errore per Dorotea, mentre Domracova non sbaglia. Domracova che ha finora un errore. McRennan è ottava, staccata di 1.47. Peccato perché Virer poteva avere l'occasione di essere a ridosso delle 10, dove si trova in questo momento Domracova. Chiaramente si avvantaggia anche per il discorso della classifica di specialità per quello che sta succedendo. Dallmayr guadagna tantissimo su Doren, che manca chiaramente su Kokalova, che non è nelle prime posizioni, è in lotta McRennan con lei.
adesso aspettiamo di vedere dove andrà a collocarsi, mentre rimane sul minuto e 0-4 il vantaggio di Dallmayr. Rungaldir su tre poligoni non ha ancora sbagliato, è 26esima, Virer è 15esima, e invece Vittozzi si trova in 50esima posizione, soprattutto per quella prima serie proprio che ha detto male. Qua c'è la lotta per il podio e sono in diverse. Ancora lì c'è anche Ekhoff che comunque non molla, l'occasione nell'ultima serie di dire la sua, come anche la stessa Holzbu, perché alla fine il distacco è di meno di 20 secondi. Diciamo che con questa situazione McRaenen ha buone chance, Domracheva è un po' più lontana dall'obiettivo del terzo posto, però comunque con un pettorale alto di nuovo sta recuperando terreno e potrebbe essere alla fine della giornata vicina al podio. Con lo zero, oltre alle due tedesche, ci sono nelle zone alte della classifica Holzbu che sta recuperando 16 posizioni, Scardino 11 posizioni, Gerekova 14 posizioni, e Kokalova passa adesso 17esima. Poi dovremmo fare i conti per la classifica di specialità, ma comunque mancano due gare. In ogni caso i punti che guadagna qua Dallmayr saranno molto preziosi, ma McRaenen potrà provare a lottare. Credo che poi la sua scelta di non partecipare ai mondiali di Lahti 2017 fosse anche legata proprio a questa possibilità di lottare per l'inseguimento. Ma cosa si può dire di questa perfezione? Per la prima volta si è concessa in piazzola di esultare con le braccia al cielo Dallmayr, perché ormai ha talmente tanto tempo di vantaggio. Clamorosa gara di Dallmayr, spazzate via tutte quante. Adesso non so se ci faranno vedere quel momento in cui c'è l'esultanza, eccola qua, credo proprio brava la regia subito, è minimale, è una minimalista da questo punto di vista Dallmayr, però è impressionante. Quello che ha fatto ad inizio stagione Fourcade lei lo sta facendo adesso, in buona sostanza, perché qua i numeri veramente cominciano a diventare molto importanti. Quinta vittoria consecutiva per Dallmayr. E poi ha una situazione di comunque striscia di podi clamorosa. Siamo a 9 podi nelle gare, in queste gare, però è sempre stata o prima o seconda, per cui fenomenale. Sbaglia Hildebrand, e questo errore di Hildebrand chiaramente dà chance anche per lottare per la seconda posizione alle altre, però ha sbagliato anche Chevalier. Attenzione ad Ankli che ci prova ancora per il podio, e però ha sbagliato anche lei sull'ultimo errore per Ekhoff, e ed è McRaenen che approfitta della situazione. McRaenen insieme a Bescon. McRaenen con il podio rimane davanti in classifica di specialità nei confronti di Dallmayr. Errore di Holzbu. McRaenen sicuramente sarà seconda, non ci sono molti dubbi in proposito. Adesso vediamo il poligono di Virer. Bene Gima nell'ultimo poligono, come anche Paolina Fialkova. Bene in generale le slovacche anche senza Kuzmina. Virer di nuovo quell'errore sul primo bersaglio. Oggi veramente ha sbagliato parecchio. Direi che siamo intorno a poco più del 75%, 75-80% per Virer. Magnusson che trova lo zero, ma dobbiamo soprattutto guardare alla classifica adesso uscendo dal poligono. Italiane deludenti in questa tappa purtroppo,
sicuramente in campo maschile c'è la possibilità, anche viste assenze pesanti, oltretutto sbaglia anche pesantemente Rungalier sull'ultimo poligono, addirittura tre errori. Quindi la situazione vede la migliore italiana, Virer in 18ª posizione. Adesso aspettiamo Vittozzi al poligono. Andiamo a fare qualche ragionamento per quanto riguarda la classifica di specialità, aspettando di darvi poi conto del risultato della Vittozzi al poligono. Vittozzi che è adesso in piazzola. Allora, McRennan con il secondo posto porta a casa 54 punti, quindi ne perde 6. Dalmaier aveva un ritardo di 15 secondi, quindi adesso diventa 9 la differenza tra Dalmaier e McRennan, con la finlandese che resta con il pettorale rosso. Andiamo a cercare anche dove è finita. Non vedo nelle zone alte Kukalova. Adesso cercherò bene, ma non vedo nelle zone dove doveva essere Kukalova. Cambia poco ormai, insomma, il discorso della classifica è chiuso. Chiaramente Dalmaier può gestire al meglio l'ultimo giro. Allora, dopo il terzo poligono era 17ª Kukalova. È 11ª, no, non la vedevo. Ha recuperato qualche posizione, due errori, ma intanto è passerella proprio per Dalmaier, che va a conquistare la 5ª vittoria consecutiva e la 9ª stagionale, la numero 16 in assoluto per lei, ma con un vantaggio davvero impressionante, un controllo impressionante. McRennan ha fatto chiaramente la differenza sugli sci nei confronti di Bescon, che comunque zitta zitta va a prendersi, ci prova almeno, direi che non ci sono grossi dubbi, il vantaggio c'è. La lotta è per la 4ª posizione tra Dan Kliekov, ma Bescon va per il 2º podio. Intanto fanno una verifica più meticolosa del solito, forse perché non sono abituati comunque a questo genere di pratiche i coreani. E Dalmaier con questa vittoria va a meno 1 da Kukalova, che ha 17 vittorie. McRennan sale a 28 podi nel format, per lei è il podio numero 8 della stagione, dicevo il 2º per Bescon, quindi più uno rispetto a Brezaz a proposito del discorso delle francesi. E Ekhoff è andata a scavalcare Dankl, è comunque un buon risultato per la norvegese, credo che potrà essere più che contenta, soprattutto perché è arrivato il miglior weekend della stagione proprio sulle piste olimpiche. Hildebrand in 6ª posizione. McRennan sta avvicinando invece, per quanto riguarda il numero dei podi, anzi ha raggiunto direi Dombrácio a quota 70, se non vado errato, mentre Kukalova arriva 8ª, quindi comunque è stata brava a guadagnare qualche posizione nel finale. L'italiana intanto aspettiamo a breve Dorothea Virer, mentre Rungaldir è intorno alla 41ª posizione, Vittozzi 44ª. Ecco la Dorothea Virer, che chiaramente non è contenta di quanto ha raccolto qui. 18ª Virer,
Il Tozzi nell'ultima serie ha commesso un errore, il quinto della sua giornata, soprattutto perché sperava Virer di poter recuperare qualche posizione, più di qualche posizione, per restare ancora a ridosso delle migliori nella classifica di specialità. Chiaramente ormai con il 18° posto le cose si fanno più complicate. Guadagna 23 punti, ne perde 37 da Dallmayr, la differenza era di 28, per cui sono 55 punti di differenza con Dallmayr, che è salita al secondo posto alle spalle di Mäkäräinen. Comunque la distanza di Virer dalla prima posizione, che è quella di Mäkäräinen, dovrebbe essere di 64 punti, per cui perde terreno in buona sostanza. Deludente anche Puskarčíková, e qui ci sono le due italiane, va a raccogliere un punticino Rungaldir. Vittozzi invece chiude in 43esima posizione dietro a Orkler. Rungaldir paga soprattutto l'ultimo poligono con tre errori. Dallmayr in sostanza ha già chiuso la partita per quanto riguarda le individuali e le ha vinte tutte. Può davvero fare il grande slam per la condizione che sta avendo in questo momento, diciamo da Anterselva in avanti, più che in questo momento, davvero impressionante. Ormai sono attese soltanto le ultime al traguardo. Beh, comunque Kukalova col pettorale 21 si trova in ottava posizione, la sua gara l'ha fatta, come anche Holmblad a 24 di pettorale nelle 10 e non. Stari, che ha fatto veramente un grandissimo numero, perché pur con due errori, ieri tra l'altro mi pare che non si sia fermata a parlare con i giornalisti russi, era molto delusa, 55esima nella gara sprint, ma chiude 20esima, veramente un gran numero, tra l'altro volata con la Crawford, persa per 3 decimi, e c'era anche Bryce Haas che l'è finita dietro a sua volta di 3 decimi. Praticamente Dallmayr, da quando ha saltato la tappa di Oberhof, questa è l'11esima gara che disputa, ha collezionato un quarto posto in questa striscia nella gara in seguimento di Ruppolding, dopodiché tutti gli altri sono podi, quindi 10 podi su 11 dopo Oberhof. Se si vuole estendere il discorso, sono 11 podi nelle ultime 12 gare da lei disputate, fate voi insomma. E comunque quello che non è podio è quarto posto, con svariati titoli mondiali e 6 vittorie nelle ultime, qui possiamo circoscrivere il discorso alle ultime 7 gare, no, 8 gare, 6 vittorie nelle ultime 8 gare per Dallmayr. Ripeto, sta facendo quello che abbiamo visto ad inizio stagione fare a Furkad, se non sbaglio 8 vittorie in 10 gare, e si erano viste serie incredibili di Magdalena Forsberg soprattutto, o anche di dello stesso Björdalen. Però questa è una stagione che verrà ricordata davvero per quanto stanno facendo i due fenomeni che stanno
dominando il biathlon e molto probabilmente Dallmayr continuerà a farlo anche nella prossima tappa, dove chiuderà il discorso per la Coppa del Mondo già probabilmente nella prima gara